Mi circondano i soldati del governatore. Per loro non sono più una persona, ma una cosa. Su di me vogliono giocare, prendermi in giro, perciò mi vestono da re. Vacillo mentre muovo i primi passi verso il Calvario. Ho già perso molto sangue e mi è difficile reggere il peso del legno che devo portare. Parla in prima persona il Gesù delle meditazioni della Via Crucis al Colosseo che Papa Francesco ha presieduto ieri sera. La gente ha ascoltato assorta scorrere i pensieri di Gesù lungo la strada del Golgota, lo ha sentito dire «mi batte il cuore» nel vedere sua mamma. L'autore di queste meditazioni, il vescovo emerito di Novara, Renato Corti, ha usato il cuore per estrarre quasi dal Vangelo i sentimenti più nascosti di Gesù negli istanti della Passione. Uno stile inusuale e incisivo di seguire la via dolorosa, ispirato, spiega lo stesso Monsignor Corti, da Papa Francesco quando, nella messa di inizio pontificato, parlò di San Giuseppe, il custode umile di Gesù, osservando che Gesù visse il vertice di questa umiltà sul Calvario e nella Via Crucis l'autore descrive le due facce del custodire. Ci sono punti di vista positivi, nel senso che veramente siamo di fronte a una custodia che dice amore, e ci troviamo di fronte anche a situazioni tremende che dicono invece lo schiacciamento dell'uomo, proprio il contrario del custodire. E io lascio emergere qua e là sia gli aspetti positivi e sia anche quelli cruciali, molto drammatici, che l'umanità in varie forme sta portando come croce. E dunque penso a Gesù crocifisso, ma anche ai tanti crocifissi che ci sono nel mondo. Ci sono tanti uomini dei dolori, nell'uomo dei dolori che Gesù incarna mentre va verso il suo sacrificio. Ad esempio, Monsignor Corti fa pregare la folla con la voce di uno dei martiri del nostro tempo, Shahbaz Bhatti, politico pakistano, cristiano, ucciso nel 2011 perché difensore della sua fede. Lui si era appassionato a Gesù Cristo da adolescente, ascoltando il Vangelo in chiesa. E non ha più abbandonato il Signore, nemmeno quando era consapevole che stava rischiando molto. E un giorno lo affrontarono, lo ferirono gravemente e morì. Ma questo giovane, aveva preso poco 40 anni, credo, disse: «Ma se anche devo dare la vita per lui, sono contento di farlo». In 2000 anni di cristianesimo, ricorda Monsignor Corti, le testimonianze più grandi vengono da uomini e donne che imitano Gesù nel dono totale di sé. E osserva, se la Chiesa vuole vivere l'imitazione di Gesù, ha la strada segnata. La pratica, diciamo, religiosa cristiana della Via Crucis, che non è molto praticata oggi, rimane preziosa, perché conduce a fermarsi sulla strada scelta da Gesù per compiere la sua missione. Cancellare questo percorso è ignorare i Vangeli per come invece si presentano. Lasciarsi condurre è riconoscere che Dio, per arrivare al cuore dell'uomo e per vincere la sua sordità, doveva proprio vivere quella che in greco si chiama la kenosis, un abbassamento, e di cui Paolo parla nella lettera ai Filippesi, al capitolo 2, e l'abbassamento arriva fino alla morte e alla morte di croce. Più di così nemmeno Dio poteva fare, ma Dio l'ha fatto. Nell'ultima stazione risuona la voce di Nicodemo, che ha portato la mistura di mirra e aloe per seppellire Gesù. Ma la verità, ammette il discepolo e Monsignor Corti con lui, è che Gesù ha fatto molto di più per me, ha profumato la mia vita. Questo tempo, che in qualche momento siamo portati a dire proprio barbaro, è un momento molto bello per i cristiani, per scoprire la bellezza di ciò che hanno potuto incontrare e che sono chiamati a rendere visibile, percepibile, da parte di tutti coloro che incontrano, credenti, non credenti, tutti.